Ciao ragazzi. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, si fa per dire. Per modo di dire. Mi inquadro un attimo il cielo. Piove a dirotto. Siamo in viaggio. Siamo in viaggio. Ma? Siamo i tickets. Ma non siamo con il mitico Charlie. Bensì siamo con la macchina di Fede. La mitica Dacia. La mitica Dacina che ci ha accompagnato nel 2019 a fare un tour europeo fino alla Scozia. Ci sono anche i video sul canale se foste interessati. E perché siamo qua e perché siamo in giro? E dove stiamo andando? La giornata, come abbiamo detto, non è delle migliori, purtroppo non ci possiamo fare nulla, però alla fine quello che vogliamo fare è tutto indoor, quindi al coperto, e quindi va bene così. Ci siamo voluti prendere una giornata di festa dai lavori di Charlie. Anche perché piove. Piove, insomma, sono giorni un po' particolari. Come sapete, facciamo un breve riassunto per chi magari non avesse seguito i video precedenti. Abbiamo messo mano a Charlie per ultimare la camperizzazione che era iniziata diversi mesi fa. Poi abbiamo fatto la pausa estiva, siamo andati in Nord Europa, Irlanda compresa. Siamo ritornati poco tempo fa a casa e abbiamo iniziato, come dicevo, i lavori in autonomia. Il grosso dei lavori riguarda l'impianto, diciamo, riscaldamento, quindi riscaldatore a gasolio che volevamo mettere da tanto, e la doccia interna. Quindi qui ci siamo avvalsi del professionista. C'è un video dedicato, siamo andati in Umbria all'officina di Camper Service di Bastia. Se volete il video lo trovate sul canale. E lì abbiamo appunto installato, diciamo, o quantomeno abbiamo predisposto più che installato queste due ultime cose che vi dicevo. L'impianto, diciamo, di Bebasto, Cinebasto per essere precisi, funziona già. Quindi c'è da fare solo, diciamo, un impianto tubi. Scusate, siamo in galleria, siamo un po' psichedelici così. Che lucida, eh? C'è da fare, come dicevo, la sistemazione delle tubazioni con le bocchette per dirottare il calore nei punti in cui vogliamo all'interno del van. E quello che manca poi è lo scheletro cabina doccia, perché, diciamo, la parte dell'impianto sanitario invece è funzionante, cioè i serbatoi di recupero delle acque grigie sotto e il foro e il collegamento anche di scarico con il lavandino di cucina. Quindi il resto dei lavori ce li faremo prossimamente. Noi non abbiamo un'officina al coperto, come sapete. Praticamente siamo con Charlie nel giardino di casa. Si lavora all'aperto, quindi quando piove è un problema, ragazzi. Quando piove è un problema. Oggi praticamente ci siamo alzati, abbiamo visto questa giornata tutta grigia, tappata. Abbiamo abbinato, diciamo, il fatto che io avevo una visita di controllo ormai presa da tempo nella provincia di Siena, e quindi ci siamo addentrati nella Toscana. Non siamo più sulla costa, ma siamo nell'interno. Dopo la visita avremo del tempo libero a disposizione e io praticamente ho lanciato l'esca per il regalo di Natale a Fede. In qualche modo mi doveva attirare e convincere ad accompagnarla. Perché io potevo dire no, ma io c'ho da fare. Poi ha scatenato qualcosa. Ho detto una parola magica, ora vedrete. E io vedrete. Sento tin. Vedrete, praticamente porterò Fede, come si porta un bambino, noi non abbiamo figli, lo sapete, verso il suo regalo di Natale, anche se guida lui, ma porto Fede verso il suo regalo di Natale. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Purtroppo non molla la pioggia. Non molla, ragazzi. Non molla, anzi, è intensificata, però per fortuna andremo al chiuso. Ventina di chilometri, diciamo, all'arrivo, poi dobbiamo trovare parcheggio e poi scopriremo insieme dove ci stiamo dirigendo. Io lo so già. Bella, che sorpresa è, scusa? Perché era per attirarti. Mi è toccato dirglielo, ragazzi, perché sennò questo non si schiodava. Sennò dicevo, ma che ci si va a fare laggiù? Avrebbe lavorato pure oggi su Charlie, stacanovista, sotto il maltempo, sotto il diluvio.
e invece oggi ci meritiamo una breve pausa. Guardate che bellissimo regalo che ho fatto a mamma mia, non si può uscire di casa ragazzi. Un diluvio universale, mamma mia. Piove proprio da matti, piove tantissimo, fortissimo, aperto, assecchiate. Eccoci qua ragazzi. Abbiamo parcheggiato e siamo arrivati nella bellissima cittadina di Arezzo. No, via, la cittadina. Nella città di Arezzo. Che ci sarà ad Arezzo? Che ci sarà ad Arezzo, vi chiederete voi? Tanta pioggia al momento. Al momento sì. Perché chi ci ha seguito sa che Fede è un grande appassionato e stimatore di un determinato marchio. I più attenti avranno già capito. Se lo ricorderanno. Esatto. E per l'appunto a noi ci passano queste cose sul web, queste pubblicità. Quando l'ho vista ho detto questo sarà il tuo regalo di Natale perché ti piacerà sicuro. E infatti anche lui quando l'ha vista gli sono venuti gli occhini a cuore. Eh sì. E ha detto qui ci dobbiamo andare per forza. Non poteva essere altrimenti ragazzi. Esatto. E io ce lo porto volentieri. Come se ti ci avessi portato io, no? Si sente tutto il vin brûlé nell'aria. Infatti questi vendono in questi casettini di legno. Sono le casettine di Babbo Natale. E peccato che piova. Federico Uomo Fashion, ma non è questo il punto. Abbiamo un fashion. Non è qui un che Federico, si va. Federico, ma non è questo il suo regalo. Lui no. È già fashion di suo. Eccoci qua, siamo arrivati in Piazza San Francesco di Arezzo e ora l'ora della sorpresa. Questa mi sa che è la fila per entrare. Quindi mettiamoci in coda. Come vedete dalla fila la passione non è solo mia, è di tanti. Che fila ragazzi, c'è una fila incredibile. Ma lo diciamo che regalo ti ho fatto o no? Ormai penso si sia capito, ma ormai lo facciamo vedere, lo svegliamo quando si entra. Dove siamo ragazzi? Dove vi portiamo? Dove l'ho portato? Siamo venuti ad Arezzo in piazza San Francesco, si dovrebbe chiamare. San Francesco, esatto. Alla Lego Brick House. Ovvero la casa della Lego. E ora questa è la locandina. Se volete fino al 26 dicembre la trovate. È una mostra diciamo temporanea delle costruzioni delle Lego molto particolari. Ora vi portiamo con noi e ve le faremo vedere. Per chi come il qui presente Fede è appassionato di Lego, non ve la potete perdere ragazzi. Venite, è un bel regalo di Natale. Se avete figli, io non ho figli ma ho Fede perché ci ho portato lui. Qui la locandina, tutti i loghi della Lego nei vari anni. Questo ultimo è praticamente risale al 1998. Vedete la storia della Lego? Il logo della Lego. Questa è la fontana di Trevi. La fontana di Trevi tutta di Lego ragazzi. E ci vengono lanciate le monetine anche qui. Sì. Questo è l'autore di queste opere e lì c'è la testa di Medusa del Caravaggio di Lego. Abbiamo anche la Mona Lisa. All'arte di Michelangelo. Quindi qui che abbiamo di Michelangelo? Cultura Genesi del David c'è scritto. Quindi questa è la costruzione del David di Michelangelo, vedete? C'è esatto. La scultura con l'omino che costruisce il David. Del pazzo pittore qua, vedete un attimo di estasi che dipinge, cioè troppo forte, l'hanno fatto bene.
Luca Gaudenzi. Vanno citati gli autori perché sono stati veramente no bravi di più. Abbiamo il quadro L'annunciata di Palermo. Troppo forte. Con i volti della Lego hanno riprodotto tutti i quadri famosi. Qui vedete Raffaello Sanzio. Questo Piero della Francesca. È vero. Qui c'è un'astronave, proprio una creazione artistica personale. I ritratti da ragazza con l'orecchino di perla. Oltre 35.000 pezzi, così per darvi 35.000 pezzi. Oltre 2,85 m di lunghezza e 46 kg di Lego. Ora ragazzi ci addentriamo in un mondo che fantastico. Qui invece abbiamo Van Gogh con le spalle un po' squadrate, ma guardate come gli è venuto bene l'autoritratto. Ragazzi, siamo al villaggio invernale, tutto sotto la neve. È un'opera di Enrico Braga, ci teniamo a sottolinearlo perché sono veramente degli artisti. Ha ricostruito tutta la città, ha fatto un lavorone, tutto un bel paese con la neve. La pista da sci, anche la pista da sci con la slalina. E anche quelli che hanno fatto un altro sul ghiaccio. Dammi una Coca-Cola. Dammi una Coca-Cola. E ragazzi, c'è il deposito di Zio Paperone. Abbiamo anche il deposito di Zio Paperone. Non è un bimbo felice, non si tiene, è gasatissimo. E quel quadro è bellissimo? Herring in versione Lego. Ora ragazzi ci addentriamo nel museo d'arte vero e proprio. Dietro di noi abbiamo l'ultima cena, tutta ricostruita di Lego. Fantastico. È incredibile. Se ci si avvicina diventa psichedelico. È una cosa senza parole. E ce ne sono altre. Ce ne sono altre che ora ve le mostriamo, ma vogliamo farvi vedere da vicino quanto è psichedelica. Per apprezzare il risultato bisogna stare a una certa distanza. Sì, veramente. Così la vedete. C'è gente, c'è molta gente oggi. Quindi senza nessuno sarà impossibile davanti. Però guardate, ora se Fede si avvicina, guardate, ecco. Questo è il quadro, guarda là. Guarda là. Questo è veramente un capolavoro e altrettanto lo è quello di fronte a noi, ovvero la Gioconda. Che occhi le hanno avuto, guarda. Che poi è più grossa di quella originale. Eh sì, perché l'originale è piccola. È veramente minuscola quella originale. Quella lì. Questa invece è grande. Anche questa, vedete? Con tutti i mattoncini di Lego. E qui ragazzi che abbiamo? La notte stellata! Ta-da! Meravigliosa, guardate i colori, le sfumature! Spettacolo, questo! Ora ragazzi c'è un'opera d'arte, tutti, cioè, non che quelle di prima non lo fossero, ma questo è veramente da levare il fiato. Ma soprattutto poi è altissimo. Le dimensioni. Esatto. Abbiamo il campanile di Giotto che sarà alto 3 metri, guardate qua, là, che roba. Il suo splendore. At night, the lines, all the shady features.
and all our empty worlds. Behind the scene, they're picking up the pieces of all. Questo, ragazzi, è incredibile. Ma è sempre più stupita ad ogni sala. Mamma mia. Solo questo vale il prezzo del biglietto. Davvero. Ma anche i quadri che abbiamo visto prima. I quadri sono fantastici. I quadri sono bellissimi. Ma sicuramente sarà difficile costruire queste strutture, cioè la riproduzione, però quei quadri con le sfumature di colori grandi in quel modo, io credo che sia estremamente più difficile. Quindi ti è piaciuto il tuo regalo di Natale? Sì, mi è piaciuto. E poi ancora non è finita qui, continua. Un bambino felice. Qui, ragazzi, abbiamo il Duomo di Milano con la Madonnina di Lego sopra. In cima c'è anche la Madonnina di Lego. La Madonnina di Lego. Qui abbiamo il Canto d'Amore di De Chirico. Sì. Riprodotto. Eccolo là, tracchete. Qui abbiamo l'Altare della Patria. Con le frecce tricolori. Con le frecce tricolori, ragazzi. Meglio dal basso. L'Altare della Patria, ma che si sono inventati di riprodurre? Ma ti rendi conto? Guarda vabbè, là, con le fiamme. Hanno fatto proprio tutto nel minimo dettaglio, Questa, ragazzi, è la Mole Antonelliana, che è veramente fatta bene. Il tetto qui, perché probabilmente gli mancavano i coppi stondati, non lo so. Però è bella, No, però a parte gli scherzi, è anche fatta delle bene. Opere d'arte. Ma guardate anche tutte le colonnine riprodotte, cioè i dettagli non hanno lasciato nulla al caso. Vuoi vedere quanto è grande? Having si chiama, intitolata l'opera. Kate Haring. Come faccio a vedere quanto è grande? È più alta di me. E qui, qui ragazzi, non è la telecamera storta, ma e qui è favoloso questo. Ma è la Torre di Pisa che è storta. Un pezzo unico, come tutto il resto. Ed è veramente pendente, guardate qua. Quanto pende? Guardate là, proprio, mamma mia, hanno riprodotto tutto in particolare. La campana pure, qua e di là, vedi? Guarda. Ci sono anche le campane al suo interno. Andiamo fuori. E qui non c'è che da rimanere affascinati di fronte a questa bellezza. È la riproduzione di Piazza San Marco a Venezia usando 170.000 mattoncini Lego. Rappresenta la riproduzione fedele di uno dei simboli della bellezza, che ovviamente è Piazza San Marco a Venezia. È un progetto a carattere internazionale. Grande 270 cm di profondità per 105 di larghezza e 240 di altezza. E lo rende unico in tutto il mondo, pensate un po'. Si tratta del più grosso diorama Lego rappresentante Venezia realizzato da un costruttore di Lego, Brick Builder si chiamano, oltre a essere il suo lavoro più grande in termini di mattoncini usati, perché appunto, ricordiamo, sono 170.000 mattoncini. E leggo anche che ci sono voluti circa 400 codici differenti e 20 tecniche Lego differenti per realizzarlo. E l'ultima cosa da aggiungere è che la piazza è animata fra personaggi e gabbiani da 200 rappresentazioni in miniatura. Ma poi è fatta benissimo, c'è tutta la gente in piazza. Ora facciamo il giro intorno. Fede sta svenendo. Ma anche te, perché sei patita. Sì, anche te eri patita di questa fantastica macchina. Ma quanti di voi non hanno amato questo modello di macchina? Stiamo parlando della Lancia Delta Martini. Con tutta la movimentazione ho fatto la catena di distribuzione sulla primaria, la secondaria a cinghie,
e ogni macchina monta il rispettivo motore e il cambio a 4 velocità. In folle il motore gira ma la ruota sta ferma. Ma si può proprio cambiare marcia? In prima la ruota gira piano, in seconda un po' più forte, via via sempre più veloci. Ma complimenti. E sono tutti modelli autocostruiti senza istruzioni, comprando Lego Scuso. Ho fatto la ricerca appunto dei più dettagli possibili dei motori. Poi ho rifatto appunto il motore in Lego e una volta costruita la testata ho misurato questo, poi ho misurato la testata della macchina vera, ho fatto il rapporto scala e a quel punto ho tirato fuori le dimensioni della macchina, quindi l'intera asse, centro ruota dietro, centro ruota davanti, larghezza e altezza, tutto dalla testa del motore. Ma quanto ci ha messo? Un'eternità? Quanti anni ci sono qua dietro di lavoro? Allora, qui ci sono 2 anni, però sono falsati dal periodo Covid. Ah, ok. Perché lì ci lavoravo 18 ore al giorno. Ero sempre lì. Però in condizioni normali, devo essere sincero, non so neanche se poteva venire fuori, perché ho trovato grosse difficoltà nella riproduzione sia della Fulvia, perché era tutta compatta e all'interno ci doveva star tutto, che dell'S4. Qui sono più di 43 pezzi solo per il gruppo ottimo. Il bianco esterno sono ombrellini della Lego Friends e il dietro parafanghi di macchinine normale trovate a Lego Scuso, ma nessuno mi diceva come montarlo. Non ci sono istruzioni, niente. Io le ho fatte via via che le facevo, perché se poi mi cascano almeno le so ricostruire. Certo. Che facevo un tot di montaggio e poi riportavo quel che avevo montato al computer. Il furgone sono più di 6,5 kg di roba, quello funzionante, quello c'ha 4 motori dietro, un motore per lo sterzo, radio comandato con i telecomandini, quello dei bambini, e con lo stesso telecomando si comanda anche il carrello a 2 assi, praticamente si fa scendere con la levetta sul rosso dei piedini, con la levetta sui giallo, lo stesso selettore che c'è anche poi in definitiva sul cambio. Sul cambio, sì. Sfruttando un motore solo gli do 4 tipi di movimento al carrello. E lo stazionamento del carrello? Lo stazionamento del carrello. Sul giallo escano e rientrano le sponde, con l'azzurro tiri il vericello, la corda del vericello, l'agganci sotto alla macchina e lui ce la fa tirarsi su la macchina. Mettendolo sul grigio sale e scende la ruota di aggancio traino per appunto agganciarlo o meno al Fiat 242. E anche quello tutto fatto in Lego con gli sportelli tutti apriti. Tutto che si apre, tutto. Ma bellissimo! Ma bravo, che pazzo. Bellissimo. E sono tutti pezzi, cioè tutta roba autocostruita senza. È unica, unici. Poi abbiamo la Lancia Stratos. La Stratos, la 037, l'S4. Ma io adoravo la Lancia. L'S4 c'avevo il modellino quando ero qui. Guarda che l'ho costruito dietro con. Guardate là, ragazzi. Incredibile. E praticamente. Questa è veramente un'opera d'arte. Ci piacciono queste cose. Praticamente, se fai la zoomata anche dall'alto, vedi come era la macchina vera e come l'ho rifatta. Cioè, io qui per farlo ho proprio scaricato l'impianto della macchina vera e l'ho riprodotta in Lego. Una copia fuori dal telaio e una copia dopo dentro al telaio della macchina. Abbiamo anche la Fiat Panda laggiù in fondo. Fantastica, sì, la Fiat 4x4. Quella l'ho fatta perché praticamente avevo una cassetta di trasparente, quelle dell'IKEA, per intendersi. Recupero il Lego lo divido per colori e c'era quella scatolina di verde militare che mi guardava, la guardavo e rimaneva lì. Poi una sera, siccome io sono appassionato di D-Max e guardo Affari a 4 ruote, c'era una puntata in cui modificano un pandino e ci fanno il pandino 4x4 con quei colori. Se te vai a vedere, infatti quella è l'unica con la guida a destra, perché è la riproduzione di quella pandino 4x4 inglese di Affari a 4 ruote. Quindi anche la guida a destra. Anche la guida a destra. A trazione integrale. Bella, che è venuta, tutte belle. Gialla, e tutte fatte con livrea Martini con mattoncini Lego. È una peculiarità che comunque dà difficoltà ulteriore alla costruzione, perché farla tutta bianca e metterci gli adesivi, posso garantirvi, è molto più semplice. Eh sì.
mentre invece ad esempio anche la livrea all'Italia della Stratos, questa è tutta fatta a mattoncini, quindi anche la difficoltà è maggiore, cioè questa qua una volta chiusa ti ritorna esattamente la livrea che aveva la Stratos all'Italia, che vinse 3 campionati mondiali WRC, tutto fatto a mattoncini Lego. Ripeto, l'unico pezzo che non è Lego sono i cerchioni, perché il cerchione Lego originale è questo. E allora io poi ho fatto il prima con dei pezzi taglio laser e poi comprai la stampante 3D per altre cose e cominciai a stamparmi i cerchi direttamente per questi modelli qua. E ho rifatto appunto il cerchio fedele al cerchio che montava la macchina. E che esposizione hai fatto con questi modelli? Questa è la prima. Gira e giro gnosa. Dall'S4 in su è a trazione integrale. Schiaccia tutte e quattro le ruote. Mamma mia. Quindi la metti su rulli e volendo. Sì, ho vedi fatto le ruote per girare. La prossima mostra, probabilmente appunto questa che succederà a Verona, dove il mio gruppo del Team Tecni organizzeremo anche gare di track e kart radiocomandati per modelli laggiù che montano motori da modellismo inventate anch'esse da me. Praticamente farò un banco prova con i rulli di un integrale dove farò vedere appunto, oltre al funzionamento del motore, dei motori e il cambio, dietro anche la macchina perfettamente funzionante con tutte le meccaniche del doppio differenziale eccetera. Vedi, quindi gira tutti completamente i motori, se gli fai una zoomata dalla testa vedi proprio tutto quello che è la meccanica. E girano di già da 4 fine settimane che vanno per il suo conto. Sì. Quello è il dettaglio, è stato il motore più difficoltoso, il V6 di Ferrari che montava la Stratos, con doppia, con catena di distribuzione che va agli ingranaggi per le alzavalvole e in più tutte le cinghie che vanno alla pompa dell'olio, all'alternatore e con tutte le varie puregge. L'unico problema che hanno questi motori lì, essendo le puregge fatte con gli elastici, l'elastico tende a perdere appunto la tensione giusta e quindi quando li metto gira tutto, quando poi col passare del tempo cominciano a smettere di girare. Però se becchi il momento giusto con gli elastici al momento giusto, anche tutte le puregge girano. Ad esempio questa qua, vedi, per assurdo, questa dell'Evo 1 e Evo 2 gira la cinghia dell'alzavalvola, sì. E di qua invece gira quella degli alternatori delle pompe, e chi li fa? Quelli purtroppo sono elastici. E ho montato l'elettronica da modellismo. Attenzione, si imbizzarrisce. E quindi di Lego era raccomandato. Ma se si è capotto. Ma guarda là, ma l'accelerazione già. Io c'avevo la Gignic da piccola. Quelle cose dietro sono la Gignic. C'avevo la rombo di tuono. Io c'avevo la turbofante. Che infanzia difficile, ragazzi. Ragazzi, che ci dobbiamo fare? Quindi... No, quella di oggi c'è. I telecomandi sono quelli. I ragazzetti di oggi, che ne sanno? Che ne sanno i ragazzi di oggi? Di queste cose. No, originale, anche le ruote. Queste sono vecchie ruote dell'88. Guarda dentro com'è. Lo sterzo, quando sterza e segui le istruzioni anche a te, montando le sequenze giuste, ritrovi lo sterzo che gira. Sì, vedi, gira lo sterzo, gira le ruote. Poi il motore gira. Sono i pistoni dentro che girano. A seconda della velocità delle ruote girano più o meno veloce. Lo sai, una macchina a scala Lego è capace costi la più Bugatti. Perché se costi di più la macchina Lego è una macchina vera. Avevano fatto la Bugatti di Lego, no?
Bugatti a Pinfantano. Guarda, sì. Stai come specie, guarda. Non mi viaggia. Guarda il motore, me. Questo modello qua lo trovi sul mio canale su YouTube come Parro Garage e te vedi al giardino dove c'ha trazione grip a terra sfrecciare a più di 30 all'ora. Tanta roba. Qui ragazzi abbiamo tutta la Lego più vintage assoluta, degli anni 30, i primi pezzi di Lego che sono stati concepiti. Questi sono veramente dei pezzi da collezione unico. Io ho anche il catalogo, il libro della Lego, questo non lo so se lo so, dove ci sono tutti i modelli, ma quelli lì degli anni 50 sono fantastici. Guardate le foto delle copertine, che bellezza. Le varie versioni del famoso quadro di Magritte, guardate. Eh? Il figlio dell'uomo, questo si chiama, donatore felice, la grande guerra, il bouquet pronto, la belle promenade, il pellegrino, il maestro. E questo è Maverick, fantastico! Ognuno di noi ha fatto la versione con il mattoncino, con la mela verde e addirittura con la mela apple. A pretty picture in the sky. C'è anche Brick Road, Happy Road. Guarda qui che bellezza. Lady D. Lady D, c'è Lady D. Il ritratto di Diana Spencer. Cioè si sono inventati di tutto. E qui c'è la regina. Questa l'abbiamo vista davvero. Rick Road l'hanno chiamata. Qui ci siamo stati, eh? Siamo stati a Londra, della copertina della Nude Mini. E ho visto dall'altro lato Maradona. Visto che siamo in tema di mondiali, ecco Maradona. Chissà cosa ha fatto l'Argentina. Qui abbiamo un bellissimo villaggio di Natale, tutto di Lego, che è enorme. Questo popò di roba che è lunga 6 metri per 2, praticamente il Charlie. Eh sì, praticamente. È composta da mezzo milione di mattoncini. Mamma mia, un lavoro titanico. Qui abbiamo anche Frida Kahlo. Frida Kahlo, mi piace. Qui ragazzi c'è tutto il laboratorio didattico per i bambini che... Ho portato a fede del laboratorio didattico. Vabbè, non poteva resistere. Non posso strappare i mattoncini di mano da bambino. Esatto, cioè pare brutto, andiamo, ti compra il gelato. Comunque compra il gelato, vieni, sono tutti i tavoli con i bambini che montano e costruiscono i loro giochi, le loro opere d'arte e le attaccano su questa bellissima lavagna verde. Qui abbiamo anche il negozio della Lego e c'è la Ecto dei Ghostbusters, la Ecto 1, e ci sono le astronavi di Guerre Stellari. Ma guardate bellina che è questa minifigura tutta di Lego. Ragazzi, siamo di nuovo usciti, ma che dire? Sotto la pioggia, naturalmente. Sotto la pioggia. Allora, Morino, ti è piaciuto questo regalo? Mamma mia, io non posso chiedere altro dalla vita. Che bellezza. Sono brava a scoprire i regali. Ho fatto un bel regalo. Ma ve lo immaginate il Charlie di Lego, fatto con la Lego? Mamma mia, che bellezza. Qui c'è da studiarci, c'è da organizzarsi per costruirlo, Allora, il regalo non è molto, come si dice, costoso, ma spesso i regali, quelli più economici, sono i più belli. Esatto. E più pensati, no? No, a parte gli scherzi, comunque se volete venire fino al 26 dicembre, come vi dicevamo prima, è aperta. Guardate, cercate Brick House di Arezzo e trovate gli orari, perché abbiamo letto che nei giorni di Natale e 24 vigilia fanno un orario un po' ridotto. Quindi comunque, eventualmente guardate un'occhiata. Se ci ricordiamo vi mettiamo sotto il link esatto. Dove c'è
scritto tutto, insomma. E il biglietto d'ingresso costa 6 euro, quindi è anche abbordabile. I bambini sotto i 5 anni non pagano. Quindi, insomma, è una cosa fattibile, dai, via. Il regalo, vabbè, te lo farò un altro. Ora, peccato che la pioggia, ora facciamo un giretto qui per le vie centrali, vediamo se c'è qualche mercatino. Ci sarebbe, sì, il villaggio di Babbo Natale con i mercatini, ma... E poi ci apprestiamo a rientrare. Piove, e quindi passeggiamo con l'ombrello. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon a... C'è un po' di gente, da che parte si va? Nonostante la pioggia, Corso Italia questo. Non lo so, cercavo le casettine di Babbo Natale. In Piazza Grande ci sono questi qui: Villaggio Tirolese, Big Lights Show, la casa di Babbo Natale e le baitine del gusto. Marta, come vedete, quando trova la mappa cartacea si casa. For the snow to fall, it would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting. Quanti posti, quanti localini che ci sono qui ad Arezzo, tanto... Ma che profumo! Che profumo nell'aria! Ci vedrete un po' bui, perché ci sono questi vicoli un po' scuri. E ora siamo in Piazza Grande, dove c'è proprio il mercatino di Natale. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. La Piazza Grande di Arezzo, dove c'è tutto questo bellissimo mercato di Natale. Bellissimo, se potete veniteci a fare un giro tra queste casette di legno. Si respira una bella atmosfera, i profumi sono buoni, di vin brûlé, bello caldo. Magari assaggeremo, chissà. E grazie di essere stati con noi. Noi chiudiamo il video, vi salutiamo, vi ringraziamo di cuore di seguirci sempre così numerosi. Un abbraccio, scriveteci nei commenti, poi ci sentiremo per gli auguri, non vi preoccupate. E grazie, come al solito, siete tanto calorosi, siete tanto carini. Un abbraccio a tutti. Salutiamo e ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie del regalo.